Gli Stati Uniti della Grande Austria furono un progetto mai realizzato di riforma radicale dell'impero austro-ungarico proposto da un gruppo di studiosi vicini all'arciduca Francesco Ferdinando. Infatti uno dei maggiori problemi della monarchia duale austro-ungarica era la composizione etnica dell'impero. Formato da diverse etnie nazionali, delle quali solo due, i tedeschi e gli ungheresi, detenevano tutto il potere politico. Tutti gli altri, cechi, polacchi, ruteni, rumeni, croati, slovacchi, serbi, sloveni e anche italiani, non ne avevano quasi alcuno. Il sistema in atto era ancora quello duale, istituzionalizzato da Francesco Giuseppe nel 1867 con l'Ausgleich, l'unione dell'Impero d'Austria a guida tedesca e del Regno d'Ungheria a guida magiara. In seguito però a diverse manifestazioni, rivolte, atti di terrorismo, fu presto chiaro che l'idea del dominio di due nazioni sulle altre nove non poteva realisticamente durare in perpetuo. Francesco Ferdinando aveva intenzione di ridisegnare radicalmente la mappa dell'Austria-Ungheria, creando una serie di stati semiautonomi su base etnico-linguistica. Sembra inoltre che anche l'imperatore Carlo, nipote di Francesco, fosse stato informato ed educato dallo zio su questo progetto e che aveva pienamente condiviso e voleva realizzare. Francesco Ferdinando, come sappiamo, fu assassinato tragicamente a Sarajevo, nell'attentato che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale. Morto Francesco Giuseppe, il giovane Carlo divenne imperatore, ma con i territori in guerra. E al termine del conflitto l'impero ormai si dissolse. Ma cosa sarebbe successo se tutto questo non fosse accaduto, fosse accaduto in maniera diversa, in un mondo in cui gli imperi centrali avessero vinto? Il solito mondo di Kaiserreich. Rieccoci qua ragazzi, su Erzsweihren 4 Kaiserreich, questa lunga premessa tutta per dire che oggi giochiamo con l'impero austriaco. Un impero guidato da Carlo, il Carlo nipote di Francesco Ferdinando, che appoggiava questa creazione di questo stato sovranazionale che comprendesse tutti i popoli dell'impero. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di bello. E giusto per rendere le cose un po' più piccanti, veterano, dai, giusto così. Allora, ovviamente siamo in Kaiserreich, per chi non la conoscesse, è una mod per OI4 in cui gli imperi centrali hanno vinto la Grande Guerra. Ci ho fatto dei video appositi, se volete li trovate nel canale, così non ci dilunghiamo troppo. Cosa c'è da sapere però per quanto riguarda l'Austria? L'Austria è sopravvissuta, non si è dissolta, ma a differenza della Germania, che è rimasta piuttosto salda con tutti i suoi fantoccioni e fantoccini sia ad est che a ovest, le sue colonie, l'Austria ha sofferto. Infatti possiamo vedere che è tutto sotto controllo imperiale, tra virgolette, perché sono tutti bianchi, ma i nomi fanno intuire anche che sono tutti stati praticamente autonomi. Boemia, Galizia e Valdomeria, Ungheria, Illiria. Sono tutti considerati come terre della corona austriaca, ovviamente in alleanza con noi. Abbiamo il Lombardo-Veneto come fantoccio, ma l'Ungheria ha questo national spirit, cioè solo questo, ovvero legami austro-ungarici tagliati. Non ci vogliono più stare. Sono passati diversi decenni dall'Ausgleich del 67, il prossimo anno di gioco, quindi nel 37, cade il decennale, sicuramente tireranno su delle questioni. Andiamo a vedere la nostra nazione nel frattempo. Abbiamo Austro-Hungarian Ties Broken, perfetto, ci costa political power. Poi abbiamo The Vienna Circle, il circolo di Vienna, piccolo boost alla ricerca, e poi i soliti frutti delle città aperte, quelle legazionate in Cina, che abbiamo spiegato un pochino meglio sul video di Wu Peifu, il maresciallo di Giada. Carlo I di Asburgo-Lorena è il nostro solido imperatore. Al potere attualmente c'è il partito social conservatore, i Christlich Soziale, l'unico altro grande partito con una forte presa sulla popolazione è il partito socialdemocratico. Per un po' di tempo non potremmo prendere un national focus, infatti questo secondo me è un grande difetto della nazione in questo stato del gioco, della mod, dovrebbero riworkare, poiché finché non viene fuori il Black Monday non si può prendere un focus, ma vabbè. Cominciamo. Ricerca come al solito, velocità, industria, costruzione. Dopodiché ricerchiamo la fusoliera per il velivolo piccolo. Perché, guardando tra i teorici austriaci, possiamo vedere come abbiamo Alexander Lohr, che è un ufficiale dell'aviazione per quanto riguarda la distruzione strategica. Ma a me interessa più l'apparato di terra, ovvero Ludwig von Eimansberger, dovrei averlo detto giusto, che è un esperto della mobile warfare.
La guerra lampo, chiamiamola così, che in questa timeline ovviamente non è stata teorizzata appieno. Perché Guderian, se non sbaglio, tra l'altro nelle ultime versioni di Kaiserreich dovrebbero averlo introdotto, non è in Germania, ma Guderian dovrebbe essere in Polonia, che è un fantoccio tedesco. Quindi la Germania di per sé è uno stato maggiore, con idee molto più arretrate rispetto alla Wehrmacht della nostra linea temporale. E quindi magari è l'Austria ad essere uno tra i paesi ad adottare per primo questa nuova modo di fare la guerra con carri armati e aviazione, forze armate combinate. Industrie civili a Vienna, buttiamo su un po' di industrie militari. Direi così, fucili, artiglieria, supporto, carri quelli che abbiamo in produzione, caccia, CAS, treni, camion e antiaeree. Finiamo di produrre anche questi cacciatorpedinieri, insieme poi, alla fine di tutto, un incrociatore pesante. Facciamo che sistemare direttamente la flotta, sto giro ce la togliamo subito. La Kaiserliche und Königliche Flotte dovrebbe stare flotta reale e imperiale. Esperti di tedesco, scelgo voi. Allora, tutti insieme appassionatamente con Georg von Trapp al comando della flotta con sommergibili, mentre al comando della flotta vera e propria, divisa in quattro squadroni, ci mettiamo parente della corona. Potrei mettere Miklos Horthy, ma è un ungherese, non mi fido. Mettiamo Massimiliano Eugenio di Asburgo. Abbiamo quattro divisioni corazzate, che penso siano più brigate a questo punto, sì, sono piuttosto piccole, quindi il ragionamento di puntare sulle forze corazzate ci sta, vedete? E le organizziamo così. Allora, comando superiore a Eugenio. D'Asburgo, Lorena, tutto in famiglia. Armata lungo il confine ungherese per addestrarsi, Sono lì per addestrarsi, non per tenere d'occhio Magiari, Sotto Wilhelm Zener. Armata d'Italia, Julius Ringel. Corpo corazzato con Ludwig von Emmansberger. Prima di iniziare, diamo giusto un'occhiata ai Panzer che abbiamo. Non si chiamano Panzer, ma in realtà la sigla mi dà un indizio. Perché LKPFV potrebbe stare per, premetto di nuovo che non conosco il tedesco, LE potrebbe stare per Leicht, ovvero leggero, e KFV, quella roba lì, dovrebbe stare Kampfwagen, ovvero veicolo corazzato leggero. Leichte Kampfwagen. Veicoli da combattimento leggeri. Quasi, quasi! Che non è affatto male questo carro qui, non è affatto male. Tra l'altro il modello 3D ha anche l'antennina da carro comando. La situazione dell'Austria nel 1936. Nonostante sia stata uno dei vincitori, la guerra non ha fatto altro che accentuare la divisione di culture, classi e ideologie all'interno dell'impero. Il Kaiser Carlo ha cercato di riformare questo impero multietnico per farlo sopravvivere alle sfide del XX secolo, lanciando una serie di riforme su larga scala. Tuttavia, molti dei suoi sforzi sono stati bloccati dalla nobiltà, soprattutto dalla parte ungherese dell'impero. E il suo piano di federalizzazione è andato avanti molto, molto, molto lentamente, ma solo nella parte, diciamo, sotto controllo austriaco, la Cisleitania. L'ultima decade è stata difficile, ma i risultati stanno iniziando a farsi vedere. Ma che tali riforme possano poi essere possibili anche nella parte ungherese dell'impero, sarà ancora tutto da vedere. A-E-I-O-U. Austria erit in orbe ultima. Tra gli ultimi aggiornamenti di Kaiserreich che hanno fatto, ce n'è stato uno che ha riguardato la Polonia. E noi siamo comunque invischiati. Perché? Perché la Galizia c'è una larga parte di popolazione polacca. Seconda cosa, la Polonia l'hanno fatta in modo che è un fantoccio tedesco in cui la presenza degli interessi teutonici e austriaci è piuttosto forte. Come si manifesta? Con queste decisioncine qui e da questi national spirit qui che si vedono però sulla Polonia. Dalle decisioni si vede in che parte ciascun paese controlla l'economia polacca. Per esempio adesso i tedeschi hanno un 40% di influenza, no? Il 38%, i polacchi, i poracci, hanno solo il 21% della, come controllo della propria economia. Infatti nei national spirit si vede che controllo tedesco moderato, controllo austriaco moderato. Ci danno il 10% delle loro civili, stessa cosa i tedeschi. Se questo numero sale, ovviamente quei modificatori salgono e viceversa. Non solo, attualmente la Polonia è di fatto un regno con un regnante tedesco.
una monarchia, ma c'è un largo sentimento repubblicano supportato da noi. Si può scegliere con questa decisione di supportare, sovvenzionare questo partito repubblicano, perché se è vero che noi non siamo una repubblica, però è anche vero che far nascere una nuova repubblica in Polonia vorrebbe dire farla andare via dalle grinfie dei tedeschi, che sono stati i nostri alleati. Ci andiamo d'accordo, ma restano sempre tedeschi. L'Austria e la Germania non sono la stessa cosa, soprattutto per un Asburgo. E poi viene ammazzato Kerensky, sai che novità. E Kornilov dichiara la legge marziale per Mosca. E subito dopo il Black Monday, il solito crash della borsa di Berlino, che qui non possiamo scappare manco se vogliamo, ma proprio manco, che siamo legatissimi a Berlino. Stallo elettorale in Francia, Black Monday, eccolo qua che arriva. E ovviamente subito c'è la crisi, guarda caso c'erano pure le elezioni. Queste elezioni principalmente si tengono nella parte tedesca dell'impero, eh? Quindi ci sono due partiti maggiori, CS e SDAP, cristiano sociali e socialdemocratici. Deciderà il popolo. E a causa del Black Monday dobbiamo ritirarci dall'Italia. Questa non è una cosa che si può decidere, si fa e basta. Primo di due eventi delle elezioni ci racconta di come, nonostante dopo la Grande Guerra la situazione economica fosse penosa, vista le spese e le perdite umane, già all'epoca i due partiti comunque hanno iniziato a cooperare, pur con le loro diverse idee. Sono state introdotte delle accademie per lavoratori specializzati, non solo, anche le pensioni, oltre che il lavoro minorile è stato bandito definitivamente. Infatti Vienna in quegli anni è stata vista come l'avanguardia per tutto ciò che era progressista. Con questi eventi praticamente si va a influenzare il risultato delle elezioni, non si può scegliere, perché il risultato è deciso dalla popolarità più alta tra i blu e i rossi. E io voglio che la cosa sia combattuta, non voglio decidere di per sé. Quindi dico che il loro sforzo è notevole. In questo modo siamo 41-44. Adler denuncia i socialdemocratici, Adler è un radicale, ovviamente dice questo è il tipo di socialismo che serve l'establishment. Brava sinistra, brava, continua a lottare con te stessa. Dopodiché i cristiano sociali invitano il principe Otto a una battuta di caccia. E qua possiamo scegliere. Possiamo dire la famiglia imperiale è al di sopra di queste cose triviali, mio caro. Al che i blu perdono due di popolarità, la vittoria sarebbe assicurata ai rossi, ma siccome non mi va che sia così facile per loro, lasciamo al caso decidere. Diciamo, se lo vuole può farlo. Qua c'è un 80% di probabilità che la caccia va tutto bene e un 20% di probabilità che il principe si ferisca. Gioco. È tutto nelle tue mani. La battuta di caccia ha avuto successo. Infatti poi viene anche intervistato, perché è stato invitato dai cristiano sociali, ovviamente, quindi il legame diventa pubblico alla radio. Quindi, più 3, social conservatorismo. E se la combattono, 43-40. Oh, Wupei Fu, ciao. Giorno delle elezioni. E vincono i cristiano sociali. Del 3% a questo punto ci becchiamo società divisa. Questo accade perché il paese è diviso a metà praticamente. 50 un cazzo. Grazie alla legge elettorale ci becchiamo un 10% di seggi in più e completiamo finalmente il primo focus. Avessero vinto i socialdemocratici avremmo fatto public welfare reform. Ma in realtà se si va a vedere a livello di lore, facendo il ramo di destra, che è quello dei cristiano sociali, anche qua ci stanno delle riforme sul welfare. Infatti, per rimuovere promesse da socialisti, si deve fare il compromesso con loro. Infatti, nella descrizione c'è scritto che alcune riforme si cerca un compromesso per farle passare comunque, qualcosa che metta d'accordo le due parti del paese. Pio XII eletto papa, perfetto. Rivoluzione repubblicana in Iran, quindi sono socialdemocratici, ok, c'è una buona possibilità che diventino rossi loro. Viene fuori l'evento per quanto riguarda l'influenza sulle elezioni italiane, perché l'Italia, la Repubblica, questa parte qui ha le elezioni nel novembre.
possiamo supportare i liberal democratici, che sono i social liberali, il Partito Popolare, che sono i social conservatori, oppure dire no, perché qualsiasi nostra azione non farebbe altro che incrementare la popolarità dell'ANI, l'associazione nazionalista, che vede ovviamente noi come dei brutti stranieri, non passa lo straniero, invasore. Dico che, visto che abbiamo eletto i cristiano-sociali, proviamo a supportare il Partito Popolare, quello che più c'è di vicino al nostro partito cattolico. Mentre la Grecia si appropria di alcune fabbriche di proprietà austriaca, al che noi applichiamo sanzioni e esprimiamo il nostro oltraggio. Vai. Abbiamo aumentato fino al 56% la nostra influenza economica sulla Polonia. Infatti guardate come è cambiato il national spirit. Non ci danno più il 10% delle loro civili, ce ne danno il 15%. Ribellione in Sudafrica, ho visto bene. Sì, socialisti, questi non si vedono tutti i giorni. Capeggiati da un inglese, un sudafricano in questo caso, William Henry Andrews. Sono in guerra con l'Intesa. Compromesso fatto, diamo più sussidi agli agricoltori. Supporto per il movimento repubblicano polacco, assolutamente mandiamo fondi. Bisogna tenere però conto di una cosa, perché se mai dovessero vincere i repubblicani nelle elezioni del 38 in Polonia, è molto probabile che questi riallineino con noi. Questo vorrebbe dire rinunciare con buona probabilità alla Galizia Lodomeria. C'è da metterlo in conto. Un paio di tech. Allora, a questo punto, light tank e basic armor protection, perché altrimenti non abbiamo le armature saldate per i tank. Gli integralisti francesi ripristinano la monarchia. Ma questo riguarda gli esuli in Africa. Hanno messo sul trono Jean III d'Orléans. Quindi vogliono non solo ripristinare lo Stato francese, borghese come era prima, ma addirittura la monarchia. I radicali vincono le elezioni in Serbia, noi intanto teniamo l'inflazione sotto controllo. E si forma il patto di Belgrado. Avete visto la serie sulla Bulgaria? Ai ai ai, il patto di Belgrado vuol dire guai per la Bulgaria e potenzialmente anche noi. Sì, facciamo un embargo a serbi e rumeni, questo gli aumenta di 40% il costo dell'equipaggiamento di fanteria. Siamo arrivati alla fine dei focus per quanto riguarda il Black Monday, quindi di fatto nella primavera del 37 ormai ce lo togliamo. Non solo, ci becchiamo pure in un national spirit positivo, Killed Economy per un anno, stabilità, costruzione, production efficiency, factory output. In Italia che ha vinto? Oh, hanno vinto quelli che abbiamo supportato, Giovanni Gronchi, social conservatori, la DC. Come sta andando qua la guerra? La Serbia ha annesso l'Albania. Adesso un fantoccio serbo. Guerra civile americana scoppiata. Disegniamo un caccia. Partiamo da questa base. Doppia mitragliatrice leggera da 4. Motore al 2. E finalmente è arrivato il 37. Si preparano per l'evento dell'Ausgleich. Appunto, ogni 10 anni, fin dal 1867, austriaci e ungheresi si incontrano per discutere come ogni parte dell'impero dovrà gestire tutte quante le cose. Tuttavia, l'ultima rinegoziazione non è andata tanto bene, quella del 1927. Infatti, gli ungheresi di fatto hanno perso parte della Croazia, qua in quello che è questo staterello dell'Illiria. Gli ungheresi, infatti, sono stati una spina nel fianco nei confronti della corona austriaca per gli ultimi 10 anni. Invitiamoli. Dobbiamo invitare anche tutti gli altri? No, è solamente una questione fra noi e i magiari. Sì, invitiamo anche boemi, galiziani ed illiri. O invitiamo tutti quest'ultima? Invitiamo tutti. I delegati sono arrivati. E ovviamente gli ungheresi si lamentano che non sono soli. Dicono, ma come? Ma noi siamo i privilegiati dell'impero. Ma come? Non ci avete invitato solo noi? Al che un delegato ungherese tiene banco e pronuncia le seguenti parole. Non siamo forse noi orgogliosi di essere parte dell'impero austro-ungarico? Per decadi ormai gli uomini in Vienna hanno cercato di riformare ciò che è già perfetto. Io credo fermamente che l'Austria e l'Ungheria, insieme, hanno una parte importante da giocare nel futuro di questo mondo. Insieme dobbiamo
rendere l'Austria-Ungheria grande di nuovo. We shall make Austria-Hungary great again. Ciao Donald. Benché i suoi compatrioti di questo tizio ungherese siano stati visivamente disturbati, il Kaiser non ha fatto cenni strani. Disturbati perché? Perché ha implicato che le politiche del Kaiser sono state fallimentari. Ha detto, ma la federalizzazione è una cavolata, non serve a niente. Questo tizio qua, meglio che se ne stia a casa. Dopodiché l'Ungheria ci chiede delle riparazioni sul fatto che nell'ultimo Ausgleich ha perso il territorio della corona dell'Illiria. Ma c'è un piccolo dettaglio, Ungheria. Tu non hai pagato più nulla alle casse dello Stato sovranazionale negli ultimi 10 anni. Ed esattamente il motivo per cui non l'hai fatto è come compensazione per la perdita territoriale. This is precisely why you pay less taxes now. Giusto per non far mancare nulla nella discussione già accesa, i boemi propongono ovviamente uno stato slovacco. Ma noi pensiamo che questa sia esattamente una cosa che l'Ungheria dovrebbe considerare. Ovviamente i cittadini polacchi propongono un intervento più forte in Polonia. Lo stiamo già considerando. E in mezzo a questi eventi Gustavo V abdica al trono? Questo è da controllare, perché comunque dove stanno? Sono nel Reichspakt, bisogna tener conto anche di questi altri eventi mondiali. La Galizia richiede la Transcarpazia, questa regione qui dell'Ungheria, ridove perché ovviamente tutti contro gli ungheresi. Sì, ci sto. E l'Ungheria dice basta. Gli ungheresi a sto punto dicono basta. Mockery of all tradition, ci state deridendo. L'Ungheria abbandona i tavoli. L'Illiria demanda Baca, it should be done. I rumeni, ma per quanto riguarda una regione autonoma transilvana, nella Transilvania, sì, direi che questa è un'ottima idea. Poteva andare meglio, ma poteva anche essere peggio, grazie. Al che, all'inizio della settimana, dei manifestanti pacifici, col supporto di Vienna, vengono fuori nelle città della Transilvania, chiedendo ovviamente l'autonomia. Gliel'abbiamo promessa all'Ausgleich. Gli ungheresi ovviamente hanno disperso la folla con le armi. E noi? Non possiamo invischiarci venendo meno alla parola data? Oppure no? Ciccio, Ungari, devi rispettare gli accordi, Budapest. Direi che è meglio preparare un battle plan, che dite? Sapete che cosa significa, vero, questo? Significa guerra civile austriaca. Sì, non ce la facciamo mancare mai. Dichiariamo guerra all'Ungheria, vai Ungari. Dovremmo essere in guerra con tutti, sì, quindi il fronte che abbiamo preparato è già qui. Adesso non so se l'intelligenza artificiale abbia tipo delle divisioni che spawnano dal nulla. Oh! L'Italia ha cancellato il patto di non aggressione? Aspetta. Rischiaratevi lungo il confine. Perché se questi decidono di fare la tipica mossa italiana, siamo noi con le brache calate. I tedeschi vogliono mandarci dei rinforzi. Ce la facciamo da soli. Piccola sacchettina qui a sud di Pressburg. Comunque hanno tirato su un po' di divisione. Mi sa che c'è un evento per farle spawnare. Dai che avanziamo su Budapest. Accerchiate la capitale ungherese. Così, vai carri leggeri, go. Prendete l'aeroporto. Chi è che difende? Ugo Sogni. Qua verso Szeged. Szeged. Voi avanzate, Budapest è quasi andata. Voi continuate verso Debrecen. Prendiamo un secondo tech team, istituzionalizzando il Circle of Vienna, Vienna Circle. Prendiamo Oradea, Cluj. Qua la guerra dei Balcani intanto nel frattempo è un pasticcio di cose. Ed eccola qui, la capitolazione ungherese. Ovviamente dobbiamo prenderci tutti gli stati, voilà. Ungheria annessa, equipaggiamento assicurato. La Serbia invece ha definitivamente vinto la guerra dei Balcani. Serbia stravincitrice direi, perché si è fatta anche il puppet albanese. Mentre la Bulgaria, avendo perso, perde il controllo del governo e vincono i Legionnaire. Non c'è più lo zar, Ivan Docev. Slottino di ricerca preso. Adesso abbiamo due scelte. Embrace pluralism o end the dual rule. Cosa cambia? Anzi, guardiamole tutti e tre, giusto per far chiarezza. Status quo,
Lo dice la parola stessa, status quo. Questo avviene se le negoziazioni con l'Ungheria si mantengono per preservare lo stato di fatto e l'impero resta nella situazione iniziale, essenzialmente. Si può poi rinegoziare l'Ausgleich, ma quando? Nel 47, oppure dopo la eventuale seconda Weltkrieg. Questo è il ramo meno entusiasmante di tutti, secondo me. Quello di destra è disponibile quando l'Austria controlla direttamente la porzione ungherese d'impero. In questo modo, bon, si dice basta, basta regno duale, l'impero è uno, non impero austro-ungarico, è impero austriaco, punto. Ovvio così si fanno arrabbiare tutti gli altri. Si ritorna a una sorta di politica egemonica solamente austriaca, solamente tedesca, cambia pure il partito al governo, infatti andrebbero i GDVP, i Grossdeutsche Volkspartei, partito tedesco della grande Germania, oppure si può fare quello con cui abbiamo iniziato il video, ovvero abbracciare il pluralismo e fare quelle riforme che nella realtà non sono mai avvenute. Facciamole. Che cosa fa? Cerchiamo di accomodare con le altre componenti etniche dell'impero. Poi c'è una doppia scelta anche qui. E qua dipende dal partito che ha il governo in Austria. Quello che abbiamo deciso all'inizio del video con le elezioni. Sono molto importanti quelle elezioni. Se vincono i socialdemocratici, questo ramo qui, Nation Within a State, e in questo caso si forma la Danubian Federation, la federazione del Danubio. Nel nostro caso, siccome hanno vinto i cristiano-sociali, finiremo per fare a Federation of Equals, una federazione di eguali, gli Stati Uniti della Grande Austria. Una sorta di stato federale un po' simile agli Stati Uniti d'America, vogliamo dire, anche se non proprio la stessa cosa, in cui invece di esserci un presidente c'è l'imperatore e ogni stato, vi metto qui una mappina tirata su da Wikipedia, eleggerà i suoi rappresentanti, la sua rappresentanza e bla bla bla. Certo, i confini etnici non sono rappresentati e rispettati al 100%, però è valida anche questa soluzione qui. E forse un po' più praticabile. Anche il Messico nell'internazionale, bene! Anche gli olandesi, bene! Embrace pluralism intanto fatto, a Federation of Equals. E la descrizione del focus è quella che vi ho raccontato inizio video, né più né meno. Abbiamo questo national spirit, rethinking our administration, ripensare la nostra amministrazione. Per un anno soffriamo questo 10% consumer good factories, tutti questi che ci permettono di integrare i nostri fantocci e fare finalmente uno stato unitario, si possono poi prendere dopo che questo national spirit va via, quindi fra un anno. Nel frattempo possiamo fare queste altre focus qui. Schema di sviluppo decentralizzato, questo dà un national spirit a tutti i costituenti, più 10 di velocità di costruzione, così come molti dei focus dopo hanno effetto sugli altri stati. Ora che ci penso dobbiamo disegnare anche un CAS. Eccolo qui, doppia bomba sotto le ali, motore al 2, freni da picchiata, una mitragliatrice in coda. Come immaginina questa, e a tal proposito cambiamo quella del caccia giusto per poterlo distinguere. Miglioriamo inoltre il tank che abbiamo già progettato, aumentato semplicemente motore e corazzatura e aggiunto un deposito umidiccio. Spendiamo un po' di army experience prendendo corpo ufficiali professionista, bold attack, mentre per quanto riguarda l'aviazione, air crew survey sempre solido. Mi manca a dir la verità di una divisione di presidio, facciamola. Eccola qua, la Sicherungs Division. 5 battaglioni, facili facili. Mancavano gli ingegneri, davvero? E beh, ricerchiamoli allora. Andiamo a sbloccare la Skoda. Fa costare un po' di più i carri, ma non importa. Carri di qualità, vogliamo. Carri di qualità. Ah, il Canada ha vinto contro il Sudafrica. Cosa sta succedendo? La Lega Nazionalista Bulgara dichiara guerra alla Serbia. No, Bulgaria, che cosa fai? Cosa fai? No, la Bulgaria dopo aver essere stata sconfitta nella guerra dei Balcani, l'ennesima, e aver messo al potere gli ultranazionalisti, adesso dichiara guerra alla Serbia. Ma ti sei suicidata? Intanto l'Union of Britain dichiara guerra all'Irlanda, ok, si espande qui, e Cuba joina il Reichspakt. Ma la Russia, fatemi capire... Che c'era andato Kornilov. Aha! Ha messo su Wrangel. Stratocrazia in Russia. Governo dei militari. Affari in Polonia. Venuto fuori questo evento.
per quanto riguarda le elezioni polacche del 38 che si tengono a maggio, ci siamo quasi un mese. Dai, proviamo a intervenire, spingere perché vinca il Centrolev. Cos'è? Sarebbe il partito social-liberale, ok. Sceglie un governo lealista, ma come, Polonia? Avevi l'opportunità di diventare una democrazia, una repubblica allineata a noi, ma no. Questa invece non me l'aspettavo minimamente. La Repubblica Socialista Finlandese si unisce all'internazionale, quindi fermi tutti. Qui abbiamo Francia Rossa, Travailleur, Léon Jouhou. Poi abbiamo Sylvia Pankhurst, i congregazionalisti nella Union of Britain. La Batavia, Batavian Comune con i Patrioten di David Winkop. Repubblica Socialista Norvegese, Einar Gerhardsen. E adesso pure la Repubblica Socialista Finlandese. Questa non l'ho mai vista andare rossa. La Svezia, ma anche la Svezia! Ma anche la Svezia! Ma Svezia, oh, ma non eri nel Reichspakt? Però aspetta, è vero! Il re aveva abdicato! Ma quindi adesso, essendo tutte e tre rosse, si possono unire? Qua si mette male, gente. Perché c'è il Reichspakt che ha accerchiato. Noi, che abbiamo la nostra fazione, che per ora è chiamata Austro-Hungarian Monarchy, il patto di Belgrado, che è piuttosto cicciotto. Dobbiamo fare attenzione qui, eh. E riprende la guerra civile italiana con l'attacco dei socialisti di Matteotti al Regno delle Due Sicilie. A questo punto penso che i repubblicani nel nord vogliono venire nella nostra fazione, prima o poi. In Polonia iniziano i casini e a quanto pare forse la nostra influenza inizia a farsi ripagare. Nonostante il re abbia tentato di mettere su un governo fedele a lui, migliaia di repubblicani, di supporter repubblicani, si sono organizzati in scioperi di massa, soprattutto vicino alla Galizia. Chiariamo il supporto per i protestanti. Vai, facciamo questo. No, non mi dire. Repubblica Popolare Polacca? Sono socialdemocratici, quindi in teoria potremmo ancora salvare la situazione. Supportiamoli. Sì, join Donau Adria Bund. Perfetto. È finito Rethinking Our Administration. Possiamo poi riformare l'impero. Nel frattempo disegniamo il carro medio, ora che abbiamo l'Army Experience. Eccolo qua. Veicolo da guerra medio, modello 39. Finalmente possiamo prendere i focus per centralizzare. Vai. Guerra nel deserto. Qua si allarga la guerra in Medio Oriente con l'aggiunta dell'Egitto, della Siria e compagnia bella. Edoardo abdica al trono in favore di chi? Suo fratello? Sì, che non sarà Giorgio ma Alberto I. Ed eccola qua! L'Austria-Ungheria si federalizza. Per le passate decadi l'impero austro-ungherese ha decentralizzato l'autorità di Vienna e Budapest, prima creando lo stato illirico dell'Illiria nel 27. Ora il processo ha preso ancora un altro passo, con la creazione degli Stati Uniti della Grande Austria. Stati Uniti d'Austria, dai. Boemia accetta, eccellente. Prendiamo tutti i suoi stati e diventano automaticamente core. Oh, finalmente abbiamo manpower. Finalmente. Allora, dobbiamo mettere assolutamente in addestramento delle divisioni adesso, eh. Ed eccola qua la Russia, puntuale, dichiara guerra all'Ucraina. Ed ovviamente la Germania dice, no no, l'Ucraina è un mio fantoccio, tu non puoi. E la Grecia si aggiunge ai russi, ovviamente. Nonostante questa sia una repubblica e la Russia sia un regime autocratico, i greci stanno da parte loro. Hanno più da guadagnare stando con loro. La Repubblica Socialista d'Italia si aggiunge all'internazionale e gli italiani vengono da Papino Austriaco a dire «Vogliamo far parte della tua fazione, siamo gli unici rimasti fuori». Va bene, venite. Let the Italian join. E le due Sicilie invece entrano nell'intesa. Oh, ok, anche questa non è abbastanza usuale. Intesa, come la spieghi sta cosa? Che supporti sia il regime borbonico con Ferdinando III a Napoli, sia gli esuli della Savoia con Amedeo in Sardegna? Non vincete, ma se vinceste mai la guerra, chi è che diventa re d'Italia? Uno o l'altro, eh? Dite la verità, eh? Supportate tutti e due perché pensate che nessuno vinca. E come preventivato inizio video, i polacchi, ovviamente, essendo ormai parte della nostra fazione, ci chiedono una Polonia più unita. L'importante è che sta Polonia non diventi rossa. Annettiamo la parte ungherese, intanto è looking outward. Wow, Stati Uniti della Grande Austria, Stati Uniti d'Austria. Oh, che bello impero, va. Che bel confine, anche armonioso. Conferenza di Halifax tra Reichspakt e Canada fallisce. L'Ucraina, a quanto pare, ha deciso di togliersi dal Reichspakt e andare per conto proprio. Sono diventati nazionalpopulisti.
Il problema è però che non possono evitare la guerra con la Russia. Cioè la Russia adesso sono da soli contro di loro, intanto che i russi sono anche in guerra con il Reichspakt. Il vantaggio è che si sono tolti dalla guerra contro i rossi, francesi. Vabbè, purtroppo come focus siamo un po' limitati sulla politica estera perché non è stato mai toccato. Infatti ci dovremmo accontentare di agire tramite decisioni. Possiamo dotare i nostri caccia di armamento migliorato. Il capo della Marina, visto che abbiamo annesso l'Ungheria e ora collaboriamo a tutti gli effetti, possiamo mettere l'ammiraglio Horthy. Ad occidente invece stanno avanzando verso il Reno lentamente, però hanno preso Amburgo gli inglesi, questi sono gli inglesi che sbarcano. Berlino, chiedi aiuto. Cade Kiev, addio Ucraina. Scheiße. E sono un pirla io, perché per avere le decisioni a quanto pare bisognava fare questo focus. Ci ho pensato dopo, l'ho fatto e appena fatto vengono le decisioni di poter intervenire. Interveniamo, prima che sia davvero troppo tardi. La Germania accetta. Fratelli in armi ancora una volta. Ci ritroviamo in guerra con la Francia. Vediamo un attimo com'è la situazione. Qua a nord, Zenner. Vai qui, cerchiamo di liberarla da Danimarca. Mentre il generale Sigismondo von Banbruck, tu vai sul fronte occidentale vero e proprio. I tank li voglio a nord, a Berlino, per difendere e poi pushare. Aviazione, usiamo quella che ho tirato fuori finora. Mentre queste altre divisioni devo lasciarle qui. Berlino non deve cadere, per nessun motivo. Gli italiani invece sono entrati. Ma no, 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 la Polonia è entrata contro la Russia, come non detto. Allora, dobbiamo entrare anche noi contro la Russia, per forza. Qui lungo il Po possiamo difendere benissimo con meno uomini. Tanto qua non dobbiamo spingere, qua basta difendere. E l'Italia non ha preso il focus per fare le fortificazioni. Bravissima Italia! Quindi, queste 14 le spostiamo. Le mettiamo sotto il feldmaresciallo Eugenio d'Asburgo, in Romania. Facciamo una nuova armata da 24. Questi andranno al confine russo. Sotto il generale, bombe. Il piano dovrebbe funzionare, dai. Cade Riga, aia. Ducato Baltico andato. Spingiamo su Rostock, coi carri. Qui ad occidente stabile. I nostri sono andati ad armar forte. Entriamo anche contro i russi. Join. Forza Panzer, forza Panzer. Avanzate, accerchiate. Te pareva che la Serbia joinava il Moscow Accord. Mascherine! Questa è un'insurrezione di quelli che vanno dietro le linee nemiche. Mettiamo degli aerei anche qua nei Balcani, quelli più vecchi. Mettiamo quelli più vecchi. Pusha Guglielmo! Guglielmo Zennone! Ma che bella situazione però! Last man standing! Gli imperi centrali contro il mondo! Let's go! Ma i rumeni niente? I rumeni niente? E io che pensavo che stessero dalla parte dei russi. I nostri resistono a est, sì. Ah, questa casella qui no. Perché? Perché non becchiamo rifornimenti qua. Qua a nord la situazione va bene. Dobbiamo correre su Amburgo. L'aria è verde. L'aria è verde. Ci sono 3.500, anzi, facciamo la somma, circa quasi 4.000 aerei nemici, 2.005 nostri, ma li... gli teniamo testa. Amburgo forse non riusciamo a prenderla, però... Poi prendiamo Lubecca così questi sono riforniti. Perfetto. I russi attaccano, qua subiamo la loro superiorità numerica. C'è anche una divisione corazzata russa qui. Battlefield support, prendiamo un po' di dottrine. War economy, le abbiamo tagliati qui a nord. Ora dobbiamo solo prendere Amburgo e qua si crea una delle sacche più grandi. Amburgo, gente, questa deve cadere la città, no way. Let's go Kampfwagen, let's go. Quanti ne abbiamo presi qua? Ma che è spuntato subito il punto esclamativo. 52 divisioni francesi e inglesi. Quante ne hanno? Una sessantina gli inglesi, un centinaio i francesi. Quindi un terzo del loro esercito abbiamo insaccato qui. Togliamoli di mezzo. Ora chiudiamola, così tutte queste divisioni possiamo spostarle o sul fronte orientale o su quello occidentale. Ci servono tantissimo. Estate 1940. Il pericolo non è passato, ma la minaccia alla capitale tedesca è stata sventata. Ah, qua ci hanno tolto queste. Dobbiamo fare una ferrovia il più velocemente possibile. Questo non l'avevo considerato. Erroraccio. Non c'è una ferrovia che collega questa parte. A meno che questa che passava per Leopoli. Carri qui, a oriente. Dobbiamo difendere questa zona. Ci fregano. Questi carri ci tagliano giù tutta questa zona qui. Voilà. Linea di difesa, piano B. C'è questo carro intrappolato. Se prendiamo questa casella, questo rimane intrappolato. Glielo facciamo fuori. Dai, che gli facciamo fuori una divisione corazzata. Forza, ragazzi. Ma no, ma sono risbarcati a Rostock. Che cavolo. Non si può stare tranquilli un attimo. Dai, un carro l'hanno perso i russi. Vai. Vediamo se riusciamo a insaccare queste divisioni russe qui. Dai. Sì.
Forza ragazzi, forza, facciamo vedere come funziona un vero carro. Ora, push su Rostock, veloci. E mi sa che questa avanzata qua l'hanno fatto con quella paio di divisioni corazzate. Una gliel'abbiamo fatta fuori, ma ne devono avere altre. Gli altri fronti si sono stabilizzati, fortunatamente, perfetto. A questo punto possiamo spostare il generale Zenner. Facciamo un cambio. Qui mettiamo bombe. Winter Expert contro i paesi scandinavi, mentre Zenner lo schieriamo sul fronte occidentale. Gli ottomani stanno vincendo la guerra nel deserto. Chissà se poi vengono dalla nostra parte, potrebbero essere un aiuto non indifferente. Adesso iniziamo a minacciare la capitale serba, minacciamo Belgrado. Vai, parte anche l'invasione navale, vediamo. Ah, Valona è presidiata. Tirana però no, però forse qui ho mandato una divisione sola, Vediamo. Ma questa la perdo. Mannaggia, qua ho sbagliato. Qui invece, la ferrovia è completata, quindi il fronte orientale dovrebbe essere tranquillo. Lasciamo prendere questa casella, Belgrado è accerchiata. Yes! Belgrado accerchiata. Forza, 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 forza. Dai che arriva l'inverno ma prendiamo Belgrado. Dai, 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 che mi servono ste divisioni. La corsa verso Skopje, vai carri, correte. E vai che la Serbia capitola. Yes! Vai, 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 Paolino! Presa Sofia, capitale bulgara. Ok, tre divisioni bulgare accerchiate qui. Qua i rumeni sono neutrali, ma non mi fido a togliere le truppe da qui. Presa Varna, vai su Burgas. No, hanno difeso Burgas! Che pena i Balcani con i rifornimenti. Guardate se devo perdere una divisione di tank in Bulgaria. Sono stato troppo avido. Ah, l'ho persa. Fuck me. Offensiva qui su Tirana. Vediamo se riusciamo a tirarli via di lì. Tirana presa. Sacchettina! Albania andata. Questa linea dovrebbe essere molto difendibile. Qua quella sacca che abbiamo fatto i francesi e gli inglesi l'hanno recuperata, E purtroppo qua in Danimarca niente, non riusciamo a spingere più. Ah! Invasione navale! Guarda quante cavolo di divisioni hanno messo qui in Istria. Mannaggia, Poi la ripresa a Trieste. Ci sono 14 divisioni, ma sono disorganizzati, dai, perché si sono ritirati da Pola, dai, via, via, via da qua, via da qua. Germania riesce a non farti invadere per via navale per 5 minuti? Alcune possibilità. Qua a sud in realtà è un fronte brutto. Qua ad oriente dovremmo poter resistere. Non sarebbe male fare indietreggiare un po' i russi, più che altro perché la Polonia sta per capitolare. Però forse la cosa migliore da fare è spostare il fronte occidentale lungo il fiume e arrivare al Reno anche in Olanda. Ma i russi sono indietreggiati. Come mai? Sono andati via. Approfittiamone perché tanto qua abbiamo i rifornimenti, ma questa cosa non è che mi piaccia molto. Facciamo una piccola sacca qui a Groningen. Quanto è grande questo modello di carro bulgaro? Sacca nord fatta, vai. Ma davvero riusciamo ad andare ad Amsterdam così? Quanto pare sì, perché questi sono disorganizzati. Dai, 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 go, 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 go. Perché la linea se no è poi troppo avanzata, non voglio perdere un'altra divisione corazzata. Il Giappone dichiara guerra all'Australasia, quindi Giappone in guerra con il Reichspakt, ovvero noi. E l'intesa. E qua avanzate in Bulgaria. Gli ottomani ci supportano con degli equipaggiamenti. Ma sì, io accetto tutto. Ah, le due Sicilie sono state proprio annesse invece. E il Kaiser Guglielmo II muore nella sua residenza, proprio nel mezzo della guerra. Beh, perlomeno non deve vedere il suo paese invaso. O meglio, totalmente invaso. C'è ancora la Renania invasa dai francesi e parte della Prussia. La fine di un'era. Ora c'è suo figlio Guglielmo III. Dai, Salonicco, 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 Salonicco ci serve. È che l'abbiamo anche insaccato quest'altri. Yes. Finiamo questi due fronti, così liberiamo altre truppe. Peccato che non abbiamo insaccato i russi, però dopo tutto abbiamo vinto proprio perché i russi se ne sono andati. Nel resto del mondo che succede? Allora, in America... Il Canada è in guerra con il Combined Syndicate. Gli Stati del Pacifico che abbiamo supportato noi stanno tenendo testa, quindi bene. I federali invece, anche loro sono riusciti a sopravvivere. In Asia, il Giappone sta prendendo il sud-est. Gli ottomani l'hanno vinta sta guerra in Medio Oriente? No. E la Grecia cade, forza, forza. Esattamente. Vai. Ora, questi 23, con i Paesi Bassi non riusciamo. Sta arrivando l'autunno, proviamo l'Italia. Vorrei giusto tentare una cosa prima che arrivi l'inverno. Provare a prendere questa casella qui. A est di Częstochowa, mentre sul fronte italiano mi dà luce verde. Luce verde, proviamo. Vai, vai, vai contro la
Socialist Republic of Italy, e nel frattempo proviamo questo attacco. Currently winning, dai, 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 buttateli indietro. Yes, l'abbiamo presa. Questa ferrovia qua è interrotta. Tiè, Russia, 17 divisioni intrappolate a Cracovia. Dopo tutta una serie di focus, qui i militari posso prendere the new cook armée. Qua il fronte invece avanza, siamo alle porte di Torino. I sindacati sono collassati perché ci hanno pensato. Grandi Pacific State, grazie. Questi li abbiamo supportati, eh. Stavolta abbiamo puntato sul cavallo giusto. Tutto calmo sul fronte occidentale. Qua, a parte la nostra avanzata nei Paesi Bassi, è praticamente una guerra di trincea. Spingiamo di nuovo in Italia ora. Spostato i carri qui. Vai che abbiamo diviso il fronte, vai vai vai. Allora, qua usciamo a sneaky su Roma? Ma ci serve? No, più che altro sarebbe... No, no, non sneaky su Roma. Cerchiamo di aggirarli questi. Poi vabbè, oddio, voi potete andare a Roma, eh? Non è che mi fa schifo. Ah, ma quanta gente c'è qui! Ma cosa ci fanno tutti questi ad Ancona? Ma che cazzo? Non importa. Prendiamo la casella sopra. Intanto qua è una sacca. No! Dai! Mi hanno accerchiato, ma hanno fatto fuori una divisione di carri. Ma che caspita! Non me l'aspettavo qui 18 divisioni, 20 divisioni britanniche. Ma che... Bloccalo, bloccalo, Legolas! Qua sembra Aragorn. Bloccalo! Oh, presa, presa. Presa ancora. Questa però me la tenete, vero? Ed è capitolata! Italy United! Adesso! Chi l'avrebbe mai detto? Che i fautori dell'unificazione italiana sarebbero stati gli austriaci, eh? È costata una divisione corazzata questa unificazione. Italia, a buon rendere, eh? E sto provando a avanzare anche nell'Ostfront con un ordine brutto. Che non gli davo due soldi, ma a quanto pare funziona lo stesso. Alla fine, in questa guerra, si ritrovano a combattere tedeschi, austriaci e italiani, quella che era la vecchia triplice alleanza, che poi nella grande guerra di fatto si è spezzata. Qui invece si ritrovano al centro di tutto a combattere contro i loro nemici che li circondano. Forse, dico forse, la nostra migliore opportunità risulterebbe, anziché spingere definitivamente sulla Russia, potrebbe essere il caso invece di far capitolare la Francia. Il buon Massimiliano Eugenio ha tirato giù una portaerei dei socialisti italiani, la Caracciolo. Non ci posso credere perché non è stata una corazzata. E la cosa ironica è il nome, Lissa, come la battaglia. Abbiamo liberato quasi la Danimarca, perfetto. Inverno poi, cioè. Quindi la punta inferiore della Svezia, la Scania nelle nostre mani. Qui siamo pronti. Proviamo un attacco su Marsiglia, vai! Schnell, schnell, schnell! Nizza! Presa Nizza, presa Nizza, presa Nizza! Ma quanta gente hanno Marsiglia! Però cala, eh! Cala, eh! Cala, eh! Cala, 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 cala! E l'abbiamo buttati via, perché non riescono a rinforzare più velocemente di quanto i nostri panzer spingano! Perfetto! Su Avignone! Oh, oh! Caduta Sydney! Togliamogli questo aeroporto nel frattempo e anche questo centro rifornimento a Nîmes! Tre caselle! Tre caselle! No, bloccate questi! Interia, avanza! Dai, dobbiamo arrivare ad Annecy! No, sono rinforzati! E invece è presa! E invece è presa! Un'altra sacca per i francesi! La Francia non deluge mai! Quante divisioni abbiamo insaccato qui? 32 divisioni francesi! Ora, chiudiamo la sacca! Gli italiani, attenzione! La Cuneense! Andiamo a mangiarci la senape a Dijon! Abbiamo anche catturato un cannone ferroviario, evidentemente francese. Vai, lo assegniamo all'armata di Ringel. Grazie. Voilà, fatta un'altra sacchettina. La sacchettina. E con questi forse possiamo andare a Parigi. Le avanguardie del nostro esercito arrivano a Parigi. La sesta divisione corazzata austriaca entra a Parigi nel maggio del 1943, calendario di Kaiserreich. Fine maggio ormai, siamo alle porte di Bordeaux, anzi Bordeaux è stata presa dai tedeschi questo giro. Mancano ormai pochi punti vittoria. Qui a nord, un piccolo ordine d'avanzata si è trasformato in un'avanzata vera e propria, da che ci riappropriamo di Karlskrona. La capitolazione dei francesi! Finalmente abbiamo liberato anche un sacco di divisioni. Rimangono questi però, attenzione, eh. Rimane ancora la Batavia. Che fare, che fare? Fare che dobbiamo invadere l'Inghilterra! Qui a nord siamo arrivati fino a Gothenburg. Ah, guarda come soffrono l'attrito. Tiè, beccatevi questa. Intanto prendiamo quello che è ormai l'ultimo focus.
Raketenflugtechnik. Vai, via i rossi dal continente. Dobbiamo tirare su un po' il war support. Abbiamo un meno 30 per via delle perdite. Abbiamo un attimo la mappa fazione. Ah, molto meglio, molto meglio. Batavian comune capitolata. Rimane ancora qualche divisione inglese accerchiata qui, vicino ad Anversa. La flotta si sta riparando. Una volta riparata, ce n'è più di una danneggiata, la sposteremo nel porto di Anversa. Oh, questa deve essere una conseguenza di quel che abbiamo visto prima. Si sono presi l'Australasia e fanno una pace separata con l'Intesa. Praticamente il Giappone è il maestro dell'Asia. La battaglia aerea per l'Inghilterra è intanto in furia sulla Manica. Va nettamente a nostro favore. 2,75 contro i 1,100 loro. Perfetto, la flotta è qui. Proviamo a fare un naval invasion support. Ce l'ha da verde. Proviamo l'invasione. Sommergibili inglesi tentano di prendere i nostri trasporti, ma c'è la nostra flotta. Sbarco a Dover. Difficile, ma non impossibile. Le bianche scogliere attendono. Supportiamolo. Con questi sbarcati qui in mezzo. No! Arriva la porta aerea inglese. Ma grazie all'aiuto dell'aviazione riusciamo a scoraggiarli. Ci sono 2000 caccia nostri qua a pattugliare i cieli. I nostri uomini hanno preso terra. No, Johann Strasser è stato ucciso. Agente numero 3. Via dalle spiagge. La nostra marina sta dando il suo meglio qui. Portsmouth, chissà se riusciamo. Dovremmo poterlo prendere. Sì, vittoria o niente. Forse riusciamo già ad andare su Londra. La cattura di Londra. Sempre nello stesso anno, a distanza di qualche mese. Londra, la capitale inglese della Repubblica dell'Unione di Britannia, cade. Ok, ora che la situazione è stabilizzata, portiamoci i tank. Via dalla Cornovaglia. Via queste divisioni dalla Cornovaglia. Ormai ci siamo, iniziamo a spostare le spie in Russia. Si sono arresi. Allora, lascerei la Francia ai tedeschi. Se la gestiscono loro, hanno gli eventi. Noi ci prendiamo l'Inghilterra, l'abbiamo invasa noi. E se riuscissimo a prendere anche i Paesi Bassi non sarebbe male. Novembre 43. La guerra in Occidente è a un punto di svolta. I cannoni sui campi di Francia tacciono. Finalmente possiamo concentrarci ad Oriente. Qua la Germania ha deciso di rilasciare un fantoccio. Francia. Semplicemente Francia con un presidente, Armand Dupont. Possiamo rilasciare i Paesi Bassi o dare qualcosina alle Fiandre. Rilasciamo l'Olanda. Un fantoccio britannico? Dividere l'isola tra Inghilterra e Scozia? Dividere l'isola tra Inghilterra, Scozia e Galles? Cosa sceglierebbe l'imperatore Carlo? Cosa farebbe Carlo? Probabilmente sceglierebbe di mantenere l'unità nazionale per rendere più stabile il paese. Eccola qua. Ah, ma è una repubblica! Io pensavo facessero tornare un qualche tipo di monarchia. Tutte le nazioni che erano parte dell'internazionale, a quanto pare, fanno parte di no faction per qualche motivo. Non si sono arrese come al solito, quindi forse queste bisogna comunque farle capitolare e basta, a mano. Oh, Canada, cos'hai fatto, Canada? No, questa no. Il Canada ha dichiarato guerra al nostro fantoccio britannico, perché se la son presa, ovviamente, che non gliela abbiamo restituita. Dai! Quindi sì, tecnicamente siamo in guerra anche con l'Intesa. Io per ora la lascio lì questa cosa. Vabbè, per consolarci portiamo i Panzer a Stoccolma e la catturiamo, dai. Andiamo a salutare la Paradox in casa. Ah, volevo ben dire, Swedish Comune è capitolata. E siamo arrivati a maggio del 44. Direi che è arrivato il momento di usare il Great Battle Plan con un attacco combinato lungo tutto il fronte. E la Norvegia anche si arrende. Quella che sembrava un'avanzata facile si è rivelata comunque una lenta agonia, anche perché i nostri servizi di informazione ci informano che i russi schierano circa 350 divisioni lungo il fronte. Non importa quanti ne abbiamo già insaccati, sono comunque tanti. A quanto pare la Georgia fa parte del Reichspakt, possiamo portare lì i nostri Alpenjäger e arrivano anche i carri moderni. È un mostro sto robo qua. 12 marzo 45, la città di Riga viene liberata, finalmente, dopo 5 anni di occupazione. Ah, delle truppe canadesi sono sbarcate in Inghilterra, forza fantoccio mio, difenditi. Vediamo se riusciamo a fare una corsa con i tank fino alla capitale russa, ma ne dubito. Infatti dobbiamo
fare le cose con calma, anche perché dobbiamo prendere questi centri di rifornimenti, perché il reparto logistico non tiene il passo. Inizia l'assedio di Sebastopoli contro 8 divisioni russe che ormai stanno andando giù come le mosche. Non importa quante divisioni continuo a cerchiare, sono sempre di più, non finiscono mai. Escono dalle fottute pareti. Però siamo quasi a Mosca. Siamo quasi a Mosca. Siamo ormai alle porte di Mosca. Forza. Non ci credo. Oh, 17 aprile 46. Cade Mosca. Finalmente. Ora i tank dritti su Zaritsyn. Ah, ci hanno fermato. Siamo riusciti a unire i due fronti, quello caucasico e quello primario. Zaritsyn, febbraio 47. Quanto manca? Spero non molto. Nel frattempo anche gli ottomani sono entrati nel Reichsbach. E nell'aprile del 47, no, è morto il Kaiser! È morto il Kaiser Carlo! Però dai, almeno ha visto nascere la Federazione degli Stati Uniti d'Austria. Lunga vita al Kaiser Otto! Eccolo qua, il giovane Otto. Cade Pietrogrado. Dai, Russia, arrenditi. Davvero devo prendere Kazan? Giusto per darvi un'idea, 5 milioni di morti nostri, 15, quasi 16 russi. Evviva! Non ci credo! Evviva! I Balcani sono miei. Tra l'altro abbiamo fatto più punti dei tedeschi. E beh, prendiamo l'Ucraina e l'Iran. La guerra è finita! La guerra in Europa è finita! Eccola qua, la caduta della Russia. A quanto pare i tedeschi hanno deciso di dividerla tra Russia e Siberia. Probabilmente rilasceranno dei fantocci qua in Asia centrale. Nel frattempo i giapponesi hanno dichiarato guerra alla Cina, che si è unificata sotto il maresciallo Xi. Grande Xi. Tecnicamente siamo ancora in guerra. Siamo ancora in guerra con l'intesa e con il Giappone. Ma l'impero non si è dissolto, anzi è più saldo di prima. Il Reichspakt, questa fazione degli imperi centroeuropei, ha vinto quello che era uno scontro impari, accerchiati da tutti i lati. Io ritengo che in una situazione del genere il Canada e la Francia possono fare ben poco. E alla notizia della resa della Russia non avrebbero avuto tante opzioni. Voglio dire, potrebbe essere più veritiera una sorta di guerra fredda. E magari, chissà, magari a questo punto, anche se qui nel gioco non è modellato, ci potrebbe stare un trattato di pace col Giappone, una sorta di riconoscimento dei suoi guadagni territoriali, cosa che secondo me ci dovrebbe essere già stata. Probabilmente non è scattato l'evento. Mi pare che la Germania può dire: ok, Giappone, pigliati quello che vuoi, ma io ho da fare in Europa. E quindi avremmo un mondo diviso tra le potenze mittele europee, ad est, Master of Asia, il Giappone, ora però in guerra con una Cina non così indebolita, e le forze sconfitte della Grande Guerra di Canada, quindi britannici e francesi, che sì, non siedono loro sui governi e sui troni europei, ma di fatto nulla vieta ai borghesi canadesi, agli esuli inglesi e ai borghesi francesi di tornare in madrepatria. Nulla. Non ci sono più governi ostili. Per quanto riguarda i nostri fantocci, invece, qua ho cercato di fare una situazione che probabilmente non accontenterà nessuno e scontenterà tutti. Ma tant'è. Grecia, Bulgaria, Albania, Serbia e Regno di Montenegro. Una Romania ambigua, che mi aspettavo di essere colpito alle spalle, invece no, non l'hanno fatto. È un alleato fedele nell'Italia. E mentre i nostri cugini tedeschi potremmo non andare sempre d'accordo, ma in fondo abbiamo combattuto insieme. Io spero che vi siate divertiti quanto mi sono divertito io a sudare per far fuori tutti i nemici con cui mi sono trovato contro. Noi ci rivediamo al prossimo video. Grazie ancora. Ciao.